Rust lagga, quindi c'è sempre una soluzione per risolvere questi problemi a lag, quindi guardate questa guida per capire un po' come risolvere, quindi da 20 fps fino a 100 fps. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi di lag su Rust. Quindi ragazzi, come potete vedere in basso a sinistra, sono riuscito ad applicare altri fps grazie a questo comando, quindi premete F1, si avvia così la console e come potete vedere c'è questo comando che trovate in descrizione del video dove c'è scritto bint e la lettera. Potete mettere qualsiasi lettera per attivare questo comando, fate invio, cliccate la lettera che avete scelto e si applicano così gli fps per aggiungerli così in base a sinistra e ovviamente per andare più fluidi. Una volta fatto ragazzi, io vi consiglio veramente, se avete problemi con FPS e non riuscite proprio ad aumentarli, vi consiglio veramente di non giocarci, perché veramente Rust servono tanti tantissimi FPS, perché non puoi giocare con 20 FPS veramente. Una volta andato sulle impostazioni grafiche, sono riuscito a cambiarle, a modificarle un po', e da 70 adesso ne faccio 100-110 fps. Come potete vedere ho messo distanza visiva molto alta, qualità mesh, struttura o forma, copiate queste impostazioni grafiche, qualità grafica 5, rendering 1.0, e sulla sperimentale ho messo tutto off. Se invece avete ancora più problemi di lag, vi consiglio di giocare a 1600x900, modalità schermo intero con i porti, e applichiamo così i cambiamenti. Un altro consiglio che posso darvi su Rust è mettere su anti-aliasing, il famoso anti-aliasing, ovviamente come vedi Rust, mettilo su off e metti il rendering 1.0 e la qualità grafica 5 o 6. Almeno hai più, cioè hai una miglior visibilità sul gioco, senza che lo vedi tutto sfocato, tutto sgradito, quindi l'effetto immagine migliora. E ovviamente c'è un cinghiale che mi segue, ok? Quindi le impostazioni grafiche sono queste. Vi consiglio di mettere queste per aumentare gli FPS più il comando che vi ho lasciato in descrizione. Quindi ragazzi, se avete altri tipi di problemi, ragazzi, scrivete nei commenti, lasciate un like. Vi consiglio veramente queste impostazioni grafiche. Iscrivi nei commenti per altri problemi e io vi posso dare una mano. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!